zwei, drei! Polizei! Halt, steht, stein! Gnädel! Riverinzen! A tutte las vales pensiones! Da Busto Arsizio. Questa lettera arriva da Massimo Mosca. Si parla di le cornie made in Germany, Italian style. Li ho scelti in maniera molto accurata, ovvero ciò che mai avrei comprato, l'ho comprato. Le scadenze le ho controllate, quindi se faranno schifo è solo un problema dei prodotti. Ringraziamo Massimo salutiamo Mosca. Salutiamo Massimo Mosca. Grazie, salutiamo. Grazie. Ringraziamolo, Massimo, salutiamolo, Mosca. Ma non diciamo chi è Massimo Mosca. Hai capito cosa faremo? Si è capito? Mangiamo cibo comprato nei supermercati tedeschi, brutto. Italiano. Italiano. Italiano, italiano. Soprattutto quasi tutto bolognese, addirittura, cioè proprio ci attacca in tego. Nonna, piangi! Piangi per me! Cibo italiano in Germania. Spaghetti alla carbonara. Allora, tralasciando i passaggi per fare questo spaghetto, fondamentalmente che cosa c'è in questa busta? Dell'uovo? Del panna? Formaggio? C'è l'elenco qua, ma tipo... Weizenmehl! Cos'è? Adesso tiro una testata al primo che passa. Non è ancora stato inventato un traduttore simultaneo. Vero? Cioè, da impiantare in testa! Poi mi fa ridere che c'è scritto spaghetti alla carbonara. Della carbonara non ha minimamente nulla di niente di nulla di niella. Ma anche se mi c'è impazzutante. Beh, magari se mescoliamo sì. A me ispira. Ti ispira? L'odore è buono. Sa di canederlo. Ma veramente? Ti giuro che è l'esatto sapore del canederlo allo specchio. Non c'entra niente con la pasta alla carbonara, ma questo piatto è divino. Siamo davanti a un bivio. Valutiamo positivamente questo piatto perché è buono o lo distruggiamo perché assolutamente non rispecchia la cultura culinaria, la tradizione, i sapori della cucina italiana. La testa o il cuore? Cosa seguo? Beh, ovviamente il cuore. Il cuore? Quindi la testa. È buono per un palato italiano? No. Perché no? Ma perché non è italiano alla fine? Cioè, non è carbonara. Sa di canederlo, cacchio. Passa al canederlo. Non è italiano. Ho gli occhiali. E chiaramente io seguo la testa. Ho gli occhiali. Sono un quattro occhi. Seguo la testa. Sì. Io lo rimangerei forse anche alla mattina. Maccheroni. Ma ti siamo nemmeno. 1, 2, 3, shai, shai, shai. Schweinsteiger. Perché c'è scritto che sono maccheroni? Cioè, questo è un tubo un po' esagerato. Sono dei fusti quelli. No, in realtà io avrei detto giunzioni idrauliche. No, sai cosa sembra? Quella... Quelli che ti usi per fare i prelievi. Ah, è vero! Lacimostatici. Ho un capello nel mio piatto, chi l'ha messa? Oh mio Dio! È di Nicolas questo, chiaramente. Ma poi di questi maccheroni c'è una cosa molto apprezzabile, che sulla confezione ti dicono come si fa a farli al dente. Come hai fatto a leggerlo? So leggere il tedesco, ma non so parlarlo. Ah, sai che cosa sembra? Sì. Hai presente la conserva di pomodoro, tipo il triplo concentrato? Sembra l'ortolina. Oh, esatto, quella. Gomma. E non riesci neanche a succhiarli tipo gli spaghetti, perché passa l'aria. Sono delle comodissime cannucce. No, Nelson, no, ecco, ti ho dato l'idea sbagliata, Nelson. Sta bevendo, però. Stai veramente bevendo? Sì, sì. Beh, qualcosa serve. Beh, dai, allora, buono. No. Porca tro... Caspita, Nelson, hai risolto il problema della plastica. Esatto. È una soluzione ecologica. Poi quando hai finito di bere... Ambientalista. Mangi. Ok, posso dire una cosa, però. Dilla. Dal primo momento che io ho visto questo spaghetto, ho percepito la macchia. Sapevo mi sarei macchiato. Sa di macchia di brutto. Sanno proprio di concentrato, sanno di ortolina, come si chiama? Diciamocelo, una delle paste più cattive che io abbia mai sentito. A livello di consistenza. Sì. Sugono un male. Perché sei un po' putrido. Se devi pensare alla passata di pomodoro più buona della tua vita, questa di certo non lo è. È buono per un palato italiano? Sì. Sì, però dai. Oh, a me non dispiace. No! Minestrone italiano. Non sapevo che i minestroni fossero un piatto italiano. Ce lo sono inventati. Forse italiano perché ci sono tipo questi maccheroncini qua. Queste mezze manichine piccoline. Questi sembrano i mac and cheese. Ah, un po' sì. Italienische minestrone. Mit 9 Ausenwalten, Gemusorten und Nudeln. E quando lo mangi le tue sorti non sono chiare. Ma la trasformazione. Si capisce davvero, Dario, alla fine. L'ho detto questo letto. Proviamo ad assaggiare. Guarda che però la verdura sembra fresca. Guarda ma cosa dici? Questo zucchino. Questo zucchino sembra appena tagliato.
Il primo impatto sembra l'acqua sporca del mocio. Dopo sale come un retrogusto di formaggio. Non riesco più a trovare una connessione con Nelson da questo punto. A te non sa di formaggio? È anche difficile per la gente che sta a casa magari cercare di percepirne un gusto. Ma manda giù. Ho mandato giù. Chiudi gli occhi. Non ti sembra di aver appena mangiato dell'Emmental? Qualcuno mi aiuti, che devo dire di sì? Dì sì. Sì. Ma cosa ne... cioè non sa di verdure. Posso, non sa do di la niente, mia versione, non capisco. Do la mia versione. Classico minestrone come gusto, molto discount. È buono per un palato italiano? No. No. Ma non la senti quella nota di formaggio? No. Mezzo mix. Questo non c'entra niente con la puntata. Quando noi abbiamo fatto il video della primissima stagione del mix di bibite Space Mix, esattamente, avevamo mixato Coca-Cola con Fanta. È vero, è vero. E tantissime persone che ci seguono dalla Germania hanno detto: "Uè, raga, da noi c'è da una vita. Metà è Coca-Cola, infatti è rossa, e metà è aranciata. Fanta, infatti è arancione. Stappa, sfrizza. Ci arriva addosso, io mi macchio di nuovo e poi stasera non posso fare il filetto a cena con i puffi. Direttamente dalla Germania, quindi ha fatto un bel viaggione, però... Ah. Proprio arancione, sembra... Dio. Prendiamo una Coca-Cola da un qualunque discount. Beviamola. Non è la Coca-Cola, ma ci piace particolarmente. Questa è mezzo mix. Prendete una Coca-Cola, apritela, lasciatela sotto l'acqua piovana, avete la mezzo mix. Un po' scomodo come metodo. Secondo di me, okay. No? Qualche topo ci fa anche la pipì dentro. Coca-Cola non vorrà più collaborare con noi. Molto buona. Piacevole. Credo faccia anche bene. Sì, perché ci sono gli agrumi. Sì. Viva gli agrumi. È buono per un palato italiano? Sì. No, scusa. Sì. Spaghetti alla bolognese. Sono indeciso se interpretare questa scritta sulla confezione come tipico italiano o come tipiscio italiano. C'è proprio il punto esclamativo, vedete? Più che piscia, sembra a me... Cos'è un ragù? Questo è palesemente un ragù reinterpretato, ok? Posso dire però una cosa, mi ispira molto di più che un ragù tradizionale, va bene? È vero che sembra un pochino più saporito. Sembra un pochino più di cervo, selvatico. Sembra un po' più greco. Ci sono i pezzettoni di pomodoro, c'è il verdino, c'è la carne. Bolognese tipiscio italiano. Ah... Sa di qualcosa che esiste davvero. Ah, lo riconosci? Carne alla pizzaiola. Sì, è una bistecchina alla pizzaiola. Sì. Non è troppo distante dal nostro ragù, non quello fatto dalle nonne, non quello fatto in una cucina vera, ma quello confezionato. Scusa, ma avete detto che sa di carne alla pizzaiola, cosa c'entra col ragù? Ma scusa tonno, il ragù è fatto da due elementi, macro elementi, che sono... Nonne e bovini. No! Carne, verdure. No, ma verdure. Carne e pomodoro. E pomodoro. E la pizzaiola di che cosa è fatta? Pomodoro e carne. E carne. Quindi? È buono per un palato italiano? Sì. No. Scusa, queste forchettate però non servono, Nelson. Ma sono ancora in video. Ma non è vero. Finché mangio sono in video. Ragù bolognese. Qua abbiamo un esatto esempio di... Ragù confezionato. Frank, vieni qua un attimo, Frank. Ma perché cammini da pollo? Ah, ok, che sentire. Ti è mai capitato di trovare tipo del ragù in frigo, scaldarlo e mangiarlo direttamente dalla pentola? Ah, ho capito dove andare sì. A parare. Ok, a posto, grazie. No, ma perché lui ci fa colazione. Ma lui ci mangia per mesi con ragù. A Bologna capita che ti trovi il ragù in frigo e te lo mangi così a cucchiaiazze. Aspetta, ha mangiato il ragù senza me. Oh, un po' troppo pomodoroso forse, si sente poco la carne. Non un po' flaccido, ma è pur sempre confezionato. Che schifezza. Oh. È buono? È acidissimo. Sa un po' di goulash. È buono per un palato italiano? Sì. No! Tu sia cose peggiori però comunque. Sì, però questo non mi piace. Ravioli. Abbiamo davanti a noi uno dei più grandi scempi mai sviluppati dall'uomo. Sono brutti perché sembrano dei panzerotti e non dei ravioli. Sì, sono proprio brutti. Ma... E sembra di mangiare tipo della gelatina. Qualcuno venga a provarli, per favore. È divertente, dai. Ho bisogno che qualcun altro mi dica qualcuno che fanno. Vuole assaggiare? Nick. Vieni, Nick. Com'è prestante, ragazzi. Ma è così gasato, ma... Sceglie sempre la mia forchetta, comunque. Mm-hmm. Sì, probabilmente ha un'attrazione verso di te. Ti piace Nelson, oltre che i ravioli? Ma non mi calcola neanche. No, Nick deluso, non si è mai visto. No. Sì, ti piace Nelson, no, non ti piacciono i ravioli. Esatto. Ok, assaggi i miei. Perché tu mi fai un po' più schifo di solito. Perché? Ah.
È vero che sono tipo gelatinosi, pastosi, sì, strani. Prova a sentire questo, perché questo era più farcito. Sembrano come fatti di pongo, sembrano mangiati il pongo. Hanno dei pezzettini strani dentro. È buono per un palato italiano? No. No. Verdure bolognese. Questo sta diventando accanimento. Io farei una domanda al nostro pubblico. Nelle altre città italiane si pensa che a Bologna mangiamo tante verdure? Scusa, a Bologna c'è il freggione? Fanno un agglomerato, no, di verdure? No, tu stai partendo con la falsa informazione, Cesi. Non lo so, qua a Bologna mia nonna tagliava le cose a tocchettoni, le buttava. Frigione bolognese. Frigione bolognese. Ma qui ci sono delle lenticchie. Come delle lenticchie? È pieno di lenticchie. Sì, è pieno di lenticchie. Quello che sembra carne, magari così in lontananza, se vedete da vicino, sono lenticchie. Io pensavo fosse carne. No, è un non lo voglio più. Di verdura bolognese. Proteico. Proteico? Der sal proteinen? È vegan. Ah, è vegan. Sarà un ragù bolognese vegano. Bamboleiro. Bamboleira. Adesso viene un ricordo nitidissimo, sì, nella mia memoria. Tuo nonno quando no, andavi non per c'entra la... mio nonno. Ero nel desert della Crea. Ma desert Crea. Che no, aspetta, non ho capito. Desert desert Crea si chiama. Non, non ci so. Sei mai andato? Sì, in Corsica, strada sterrata in direzione Saleccia, un ristorante svetta. E io cosa ordino? Bambino, infante, a cui mancava casa dopo 3 mesi in Corsica. Le lasagne alla bolognese. Forse le lasagne più buone che io abbia mai mangiato. Ma non è, dai, non è. Non è vero. E questo piatto di pasta mi ricorda quel sapore. Questo piatto è tremendo, è acidissimo. La lenticchia storpia perché è super pastosa. Sento il vento marino del deserto della Sagria. È buono per un palato italiano? Sì. No. Latte per macchiare il caffè. Quante volte aprite il latte e poi non riuscite a finirlo e vi marcisce in frigo? Sinceramente, questo qua è una specie di monodose. Lo apri, lo usi, finisce. L'avete detto, vero che è proprio studiato per il caffè macchiato? È proprio studiato per il caffè macchiato. C'è scritto press. No, non è così. C'è scritto press. Ma adesso tu fai sempre il danno con queste cose. Adesso no, no, no. Vero? No, 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 adesso... no, no. Posso? Secondo me è come la panna montata. Cioè? Prova a versarlo all'ingiù e fai press. Tu sei un cretino. Ci stanno ingannando. Ah. Facilissimo. Bisognava passare. Premi, si stacca e tiri su. Bravo Mario. Grazie, grazie. Questo è il tedesco. No, cos'è no, questo colore? No. C'è un bicchierino vuoto? Grazie. Ma chi viene a berne un sorso? No, grazie. Oh, ho espresso macchiato alla tedesca. Sa di caffè e latte. Alla fine il sapore è molto latte. Cioè se lo assaggi è latte normale. No, lo assaggio io però. Ma secondo me il latte tipo quando lo estrai dalla mucca è così. Non avanzare ipotesi nulle. Il latte in Heidi era più giallo perché avevano colorazioni sbagliate. I colori degli anni 40, 50, 60, 70, 80, 90, cioè, sì esatto. Però l'effetto di caffè e latte qui c'è. È buono per un palato italiano? Sì. Sì. Però io questo latte rancido non ce lo ficco nel mio caffè. È sempre dura fare questo genere di video perché ci rimani un po' male e sei un po' preoccupato per che cosa possono pensare all'estero di te, tu essere italiano, e capisci perché quando vai in viaggio ti guardano male. Ringraziamo Massimo Mosca per averci mandato questi fantastici prodotti. Speriamo che ci mandi degli altri, forse degli altri paesi. Se pure ci manda gli altri paesi, siamo sempre disposti ad andare noi in altri paesi per prenderli. Speriamo che un qualche tour operator ci paghi un viaggio per andare a prenderli, perché a noi ci piace andare a prenderli ora o mai più. Grazie per aver guardato questo video. Poteva sicuramente andare peggio, poteva anche andare meglio. Ide sbairing le like. Ora in commenten, dice Var, Digimon, dice Volvi, Arrivederzen, Sebastian. Lavoriamo con la NASA. Kaisi smarte. Noi siamo costantemente connessi con la NASA. Ein Kaisi smarte. Kaisi smarte. Achille, potete smarte. Vi lascio in pace che vi vedo parecchio occupato. Ein Kaisi smarte. Ein Met Holen. Kaiserin. Ein Met Holen. Reikonen.